Eccoci, bentrovati a un nuovo appuntamento con On Talk, lo spazio su Neve Italia che cura da dietro le quinte lui che è insomma Deus Ex Machina di Neve Italia, Angelo Bonorino, ed è uno spazio, io lo dico sempre, la musichetta mi mette sempre di buon umore e soprattutto andiamo di sentimento qui, cerchiamo di invitare così quelli che, gli ospiti che ci ispirano proprio. La voglia di conoscerle meglio e finalmente è arrivato il momento di questo sport e anche di una protagonista che è qui con noi. Lo sport è lo ski cross e lei è Iole Galli. Ciao, ciao a tutti. Ciao, grazie mille di aver accettato. Ringraziamo fin da subito Centro Sportivo dei Carabinieri, di cui tu fai parte, per averci concesso questa possibilità, oltre all'ufficio stampa, e alla federazione, alla FISI, perché davvero, stiamo vivendo 2 o 3 settimane in cui sono concentrati i vari mondiali, che sta succedendo di tutto, e devo dire che iniziare poi uno spazio dove trovare l'ospite, chiacchierare. È un impegno tutte le settimane, però in queste 3 settimane, cioè, c'è l'imbarazzo della scelta, però volevamo, come anche in altri lidi, abbiamo voluto dare spazio allo ski cross perché dal mio punto di vista, ma non soltanto il mio, come dire, una disciplina vale uno, come tutte le altre, e soprattutto quando poi è così spettacolare, è così che ti fa vivere quella tensione, no? È proprio il vostro sport è entusiasma e tanto ovviamente i complimenti per questi due podi diversi e importanti allo stesso tempo, perché intanto hai aperto la strada con il primo podio a Rotterdam, avevi messo lì quel quarto posto che profumava di podio il giorno prima, no? Ma diciamo che di legna in tutto lo ski cross Italia quest'anno e anche gli anni passati ne abbiamo raccolti parecchio. Una volta appurato che ne abbiamo fatto abbastanza, adesso è arrivato il momento di prendere anche qualcosa di più. Che tra l'altro tu sei nel tuo settore, quello femminile, c'è una svedese che non è che, cioè un posto lei lo prenota fisso, almeno per il momento, da una stagione e mezza che è così, Näslund, che è veramente impressionante, e quindi non è che c'è tanto spazio per andare sul podio. Quella gara sei stata bravissima a approfittare della tua opportunità, quella pista ti piace oppure ti sei dovuto adattare, perché poi nello ski cross è molto importante anche il contesto, che tra l'altro siete sfortunati perché le condizioni, diciamo, del meteo, il riscaldamento globale, tutto quello che sta succedendo in montagna condiziona tantissimo il vostro sport, tante cancellazioni purtroppo, quindi bisogna cogliere l'occasione al volo, no? È uno sport dove servono veramente tanti metri cubi di neve solo per costruirla. Perché sia bella è ancora più difficile, perché si mantenga è un'impresa, soprattutto in questi anni. Però è una pista che mi piace, quella è forse una delle mie preferite. È veloce, la più veloce, forse l'unica dove si toccano i 100 km orari. È difficile. Impegnativa, grossa, anche un po' pericolosa, e a me piacciono queste cose, quindi sì, mi piace. Oh, voi che state seguendo, non fate i timidi per favore, dai, fate domande a Iole che insomma, ci può spiegare bene il suo sport, ma poi anche il suo percorso che è molto interessante. Devo dire una cosa, la medaglia, stiamo vedendo in varie discipline le staffette miste o comunque le gare a coppie che stanno regalando tante soddisfazioni, stesso anche nel biathlon. Ma abbiamo visto anche nello snowboard che è successa la stessa cosa e che dà la dimensione di una squadra, perché non siete ancora in tanti a fare questo sport in Italia, ma facendo quello che avete fatto a Bakuriani state dando anche la dimensione della squadra, no? Credo che sia una cosa di cui sei anche orgogliosa aver condiviso questa medaglia di bronzo col tuo compagno, no? Con Tomasoni. Sì, adesso non posso parlare per le altre squadre, ma sicuramente per la mia sì. E quello che si respira è proprio un clima familiare. Sono tutti amici e tutti amici veramente. E è stimolante, è bello allenarsi. Abbiamo la fortuna di avere anche Simone che
che vanta un oro adesso. E lui sicuramente è uno di quelli che trascina. Io sono un po' una novellina, ma mi faccio trascinare volentieri. Quello che fa la differenza, secondo me, ad oggi nella nostra squadra è proprio il fatto di essere una squadra fra atleti, ma anche con il team. Quello che ci mette il nostro direttore tecnico Bartolomeo Pala, non penso lo mettano in tanti altri. Ci tratta proprio come fossimo uno sci club, come fossimo i suoi figlioletti, diciamo. Tiene ad ognuno e così come tutto lo staff, eh. E questo fa bene allo spirito di squadra, diciamo. In quel mondo lì anche Cesare Pisone è un altro che riesce ad avere questo impatto, questa insomma, capacità di coinvolgere. Poi quando la squadra si allargherà, perché sono convinto che comunque c'è una cosa che mi è stata detta e mi ha colpito molto, che Simone ha detto: volete provare lo ski cross? Come dicevi tu, non è facile avere una pista. Quando c'è, e lui diceva: venite. Ve lo facciamo provare noi. Questa cosa mi ha colpito perché non è tipico dello sport, no? Voi che siete impegnati, vi allenate, dovete essere pronti per fare le gare, ma dire una cosa del genere direttamente ad un atleta che ha vinto un titolo mondiale nello sci, perché è comunque una dimensione dello sci, mi ha molto colpito e mi piace molto e vale anche per te, credo, no, il discorso. Sì, beh, la nostra base è quella, quindi quando siamo in Italia ci alleniamo, siamo a San Pellegrino. La pista è lì e se noi ci siamo, sicuramente non è come un tracciato, non si rovina, non si consuma, quindi chi vuol venire è ben accetto. Tant'è che quando abbiamo fatto l'anno scorso le ultime rifiniture a Livigno, ho portato anche la mia nipotina e le sue amichette a provare, quindi sono fiduciosa anche per il futuro. Ecco, diciamo appunto, tu sei di Livigno e c'è questa cosa che anche per la giocatrice che ha vinto l'oro nel curling, Stefania Costantini, ci potrebbe essere la possibilità di fare le Olimpiadi in casa, direi che è molto probabile. Anche per te questa cosa, Livigno, dovrebbe accadere perché, se ho capito bene, l'area è quella di un posto splendido, francamente, perché anche d'estate. Se tu scendi solo per camminare come io faccio tutti gli anni, li ho portati gli ultimi 2 anni i miei figli su a camminare a Livigno, vedi questi con ovviamente si va sulle 2 ruote d'estate ed è uno spettacolo vedere quello che riescono a fare. E voi lo fate d'inverno nella struttura del Mottolino, che è un mondo meraviglioso, tutto nuovo, oltretutto è la tua casa, no? La casa che vedrai diventare l'Olimpiade, che è una cosa credo che fa venire i brividi, no, a sentirlo. Sì, già non so quanti atleti hanno la fortuna di poter correre un'Olimpiade in casa, proprio in casa, non intesa come Italia, ma casa, fuori di casa, penso che siano ancora meno. Non so ancora se mi sta mettendo pressione o se mi sta mettendo a mio agio, questo lo vedremo solo col tempo. Però sono contenta, sono sicura che sarà un grande evento. E poi mi dicono si stanno scatenando i tifosi tuoi proprio di Livigno che fanno base nel bar che è gestito dai tuoi fratelli. Da lì sta partendo qualcosa di molto bello. Beh, è una cosa che viene in automatico quando c'è l'interesse giusto verso uno sport. Ripeto che ce ne fossero di più di gare, veramente sarebbe bello perché credo che, soprattutto in Italia, grazie a quello che state facendo, si impennerebbe ancora di più l'interesse. A quello sicuro, io devo dire che ho un buon fan club e poi i Livignaschi in generale sono matti, quindi si fanno trascinare facilmente. Se c'è da festeggiare qualcosa, sicuro non si tirano indietro. Esatto. Allora, Lorenzo, vedo che qualcuno comincia a scrivere. Lorenzo Brandoni dice: Iole, ti senti ancora con Goggia e Brignone? Perché ecco, la cosa interessante è che tu vieni dal mondo dello sci, hai fatto Coppa Europa. Poi se ho capito bene i tempi in cui hai avuto il passaggio, perché tu dici sono una novellina, perché nel periodo del Covid c'è stato questo cambiamento, no? Di settore, tu eri in squadra nazionale, comunque facevi punti in Coppa Europa e i tuoi risultati li ottenevi. Sì, io ho avuto una sola apparizione in Coppa del Mondo di sci alpino. Diciamo che mi ero un po'
bloccata dove nel limbo, nelle mediocri. Era difficile andare avanti anche perché è una squadra che tuttora regala risultati e emozioni, quindi niente, senza niente togliere a me erano veramente forti, quindi è andata così. Si va avanti anche con i risultati. Ho deciso di cambiare soprattutto perché mi è piaciuto molto lo ski cross e niente, questo Goggia non ho mai avuto modo di parlarci più di tanto. Brignone un po' di più perché è una mia collega carabiniera. È vero. E quindi un pochino sì. I rapporti quelli sono rimasti. Perché tu hai 28 anni, giusto? 27 ancora. 20... non voglio parte però. Ok, comunque insomma di quella generazione lì. Io ti voglio chiedere proprio perché è una cosa diversa quello che ho fatto con lo ski cross, il fatto di averne tre in pista oltre a te di avere quanti occhi, cioè cosa serve, come ti organizzi, perché hai detto addirittura Reiterhalm si arriva anche a 100 all'ora con salti, bisogna sapere assecondare tutte le varie cunette o insomma comunque tutti quegli ostacoli che ci sono lungo la pista, come ci si organizza? Beh, quella è la parte difficile, ma anche la parte bella, diciamo. I contatti ci sono, si spera sempre non troppo improvvisi. Io personalmente mi faccio un'idea, so di non partire fortissimo, quindi mi faccio un'idea di come potrei essere posizionata alla prima curva, per esempio. E mi faccio un'idea di dove si può sorpassare, di cosa si può fare in base a dove sei. Nella ricognizione ti metti nell'ottica di vedere in base a dove sei che cosa fare. E questa però è sicuramente una cosa che cerchi di prevedere prima e poi non si sa mai. Tanto istinto e sangue freddo, direi. E poi studi anche le tue avversarie, perché hanno delle caratteristiche, no? Ciascuna ha un modo di interpretare la gara, anche secondo della pista. Noi abbiamo dei giorni di prove, dei giorni di qualifiche, dove in pista scendiamo da sole. Abbiamo il cronometro, quindi sappiamo se chi è veloce dove si può fare la differenza. Quindi sì, sicuramente c'è un'analisi video, un'analisi... Quindi c'è lo studio anche delle linee nello ski cross. Sì, che quando però scendi da sola, quella ideale forse è diversa da quella di quando si scende in quattro, perché se tu lasci una porta aperta di un metro, sicuramente qualcuno si infilerà, e se si infila più veloce di te, poi una volta che è davanti può anche essere più lento, però intanto è davanti. Quindi difficile, ma è questo il bello. Allora, vediamo tra le domande. Ciao Iole, una tua beniamina sugli sci da discesa. Avevi un riferimento quando hai cominciato con lo sci alpino? Cioè, chi era l'atleta nello sci che per te era comunque un buon punto di riferimento? Oddio, a me è sempre piaciuta nelle donne Tessa Worley, perché era piccolina, compatta e da vedere una gran sciatrice. Sono cresciuta con l'idolo di Bode Miller, inimitabile, però direi. Ho un tatuaggio qua col suo autografo. però devo dire che sono sempre stata con i riferimenti che avevo in squadra, con i riferimenti miei più vicini e più imitabili, secondo me. Ma eri a guardarlo a Bormio ai mondiali del 2005 o eri troppo piccola? No, questo tatuaggio risale a quei mondiali lì. Mi ero fatta fermare il caschetto. Perché anch'io ho avuto la fortuna di commentarlo in quei mondiali. Direi che ho commentato quasi tutta la sua carriera e lì ha fatto quel numero quando è atterrato sul primo salto, che era la discesa della combinata, gli parte lo sci e dopo che aveva vinto già... comunque nella velocità, tra l'altro tu vieni dalla velocità, no? In qualche modo.
nasco gigantista e divento un po' più velocista col tempo. Ah, Eh no. Body Miller, è, come dici tu, è inimitabile. Però davvero, anche voi, oggi ho commentato un'altra vittoria di Johannes Bo nel biathlon, questi cannibali, la Näslund, e anche di più di Johannes Bo. Cosa ti colpisce di più, per esempio, di questo fenomeno svedese? Qual è la sua cosa straordinaria? Poi passiamo alle altre domande. È straordinaria, è veramente precisa, perfetta, cura molto il dettaglio. Forse nelle ultime gare mi sono resa conto che sia veramente qualcosa di difficile, ma non impossibile. Pian piano, alla fine nelle qualifiche di Reiteralm, erano 20 centesimi, consapevole di averne presi 60 di centesimi solo in partenza, quindi vuol dire che non è inarrivabile. Quello che mi piace di lei è che si è costruita negli anni, lo fa da non so quanto, 10-15 anni, e solo negli ultimi è diventata veramente fenomenale come adesso. Quindi mi piace che sia costruita, che ci sia arrivata nel tempo e che non si può dire che è un talento e non ci si può fare niente. Ci si può lavorare e sicuramente è un modello da seguire, ma anche lei ha due gambe, due braccia e una testa sola. Ecco, Alessandro Bergomi, attraverso YouTube, fa la domanda, chiede quanto incide la preparazione dei materiali in una gara di ski cross? Tanto, tanto. Il materiale in sé anche tanto, proprio come struttura dello sci e come quello che ti si addice di più, e invece come scioline, come lamine, molto, perché non avendo grandi velocità e non essendo piste barrate come in Coppa del Mondo nell'alpino, fare la differenza cogliendo alla perfezione la neve che c'è, fa tanta differenza, e su questo siamo in buone mani. E poi sono convinto che credo in qualche modo lo ski cross prima di queste settimane forse c'era ancora una sorta di ombra, no, sullo ski cross, ma adesso voi l'avete illuminato e quindi credo che anche la federazione abbia la scusa, lo stimolo per puntare su questo settore che sicuramente diverte. Ripeto, ci vorrebbero più gare senza dubbio perché collocate anche l'orario giusto, che siano anche più visibili, credo che insomma è già lì, il prodotto c'è, come si dice, tra virgolette, non è che manchi chissà che cosa. È spettacolare da solo, quindi non serve tanto altro. Esatto. Ecco, a proposito, mi pare di capire che tu stia dicendo in varie tue risposte, è un ambiente che mi piace così. No? E ti chiedo la differenza con quello del Circo Bianco, quello della Coppa del Mondo di sci. Credo che forse anche questo ti ha aiutato a sceglierlo definitivamente, no? Sì. Non so, non so bene cosa dovrei dire. Sono molto più A me, rilassata. aspetta, ti aiuto io, tra virgolette. A me piace una cosa, sia nello snowboard che nel freestyle, sono due mondi molto grandi, ma comunque quando c'è la run. Quando finisce il confronto anche tra quattro che si sfidano e fanno anche a sportellate, subito il pugno, cioè uno va vicino all'altro, si rende conto che magari c'è quello più deluso e allora è quello che invece è più contento che vada quello deluso o delusa e insomma fa capire, dai, no? C'è questa cosa che mi piace, poi non so, magari mi sbaglio. Da una parte è così forse perché nelle gare di ski cross può succedere veramente di tutto ogni volta. Basta un contatto, basta una sbavatura, quindi una volta va bene a te e l'altra volta va bene a me. Questo ti fa essere più. Finché non c'è qualcosa di irregolare, tendenzialmente si è tutti amici. È proprio l'ambiente in generale, quello che si respira in squadra. Come ti ho detto, sembra un po' uno sci club, tutti sotto l'ala protettrice, e
è proprio più rilassato. Quando c'è da lavorare si lavora, quando bisogna essere seri si è seri, però quando c'è da fare i cretini siamo bravi anche a fare quello. Sì, questo non credo di avere molti dubbi in proposito. Sono curioso di chiederti questa cosa, perché è un po' la nostra fissazione. Da più piccola, oltre a fare ovviamente lo sci, perché chiaramente ligno, cioè, è ligno, però puoi fare tanti sport. Adesso veramente sembra, non lo so, l'Eldorado. Puoi scegliere tra veramente tante cose. Cosa facevi oltre allo sci da piccolina? Bah, io ho fatto un po' di tutto. Ho fatto gare di bici, ho fatto gare di corsa, ho fatto gare no, gare basta, però arrampicata. Sport di fatica, però diciamo che non sono mai stati i miei preferiti. Fatica intesa come più di 1 minuto e mezzo. Posso dare tutto, ma in poco tempo. Quindi è poi stata anche facile la scelta. Sì, perché a Livigno ovviamente c'è l'imbarazzo della scelta facendo l'endurance, lì in alta quota è ormai diventato meta di tanti atleti. Ecco, oltre a quelli del tuo mondo, c'è un campione che ti ha colpito particolarmente? Qualcuno che comunque, immagino che segui anche lo sport. Da come parli sembri una comunque la sa lunga, ecco. Qual è la domanda? La domanda è Se se uno sportivo di un'altra disciplina diversa da, diciamo, lo sci, la neve, che comunque è un tuo pallino, qualcuno che comunque se puoi guardi, magari per esempio un tennista, dico così, che però non c'entra tanto forse con Livigno. sono abbastanza una fanatica delle moto, quindi mi piace seguire la MotoGP e l'idolo di Valentino, così come quello di Bode. In famiglia un rallista, Gigi Galli, che ha corso nel mondiale Ah, è vero. Rally, quindi insomma quella roba lì, anche lì non troppa fatica fisica, ma divertente. C'è un bel messaggio di Asia Zenere che ha avuto ospite anche lei. Dice: quando non trovavamo Iole nel tracciato, era a fare salti. Lei è stata mia compagna di squadra per parecchi anni e adesso finalmente sta raccogliendo quello che non ho raccolto neanche io. Beh, è bello questa cosa, no? Che comunque ci si ritrova o c'è l'occasione, poi anche se uno sceglie un'altra strada, credo che le esperienze che si fanno l'hai detto tu, ti piace la dimensione da sci club dove alla base c'è il divertimento, la condivisione di qualcosa che piace, che uno starebbe tutto il giorno a farlo, no? Non sente, Sì. anche se a te piace 1 minuto e mezzo di fatica, ma comunque la fatica c'è lo stesso, no? Sì. Poi quello che mi porto dietro, ho avuto delle grandi compagne di squadra e vederle lì fa piacere. Fa piacere. Ecco, Lorenzo Grimaldi chiede una cosa giusta, corretta. In cosa consistono gli allenamenti di ski cross? Ci spieghi, oltre al fatto di quando potete andare appunto in pista, ok, ma poi com'è la vostra preparazione? Ma allora, atleticamente parlando, non si discosta molto da quella dell'alpino. Diciamo che c'è la parte di forza, la parte aerobica, e c'è forse un po' più di tecnica. Usiamo molto la pump track, che è una pista cementata con Sì, dossi. che usa anche Michela Moioli, ho visto, no, nei suoi. Esatto, si può fare con lo skate, con la bici, con i roller. Quella dà tanto equilibrio e dà tanta idea di come spingere i dossi e i salti e le gobbe. D'inverno cerchiamo di fare un po' di gigante, che non è mai da tralasciare perché comunque le curve ci sono e dove si può fare la differenza è anche lì. E poi appunto sulla pista, quindi salti e roller e partenze tante, Ah, è forse vero. dovrei fare anche di più. E quello è un punto importante, diciamo che la partenza fa tanto. E poi insomma ci sono diversi modi di affrontare i salti, se bisogna andare lunghi, se bisogna andare corti, e quindi limare i dettagli su quello. Anche nello sci si è visto come è importante lavorare sulla partenza. Michela Schifrin, da quando diciamo conosce un po' meglio Kilde. I norvegesi sembrano che abbiano veramente fatto un po' scuola, no? In questi anni
nello sci alpino, nella velocità, però guadagni, è un qualcosa che ti permette di guadagnare all'ennesima potenza se parti subito nella maniera giusta, no? Questo è vero, sì. Prima raggiungi una velocità che ti permette di fare una curva fatta bene, perché di solito le prime due fai sempre un po', prime due, tre, fai fatica, avendo uno sci che gira, non so, parlo per il gigante, in 30 metri, a 15 km orari è difficile farlo girare. Se tu raggiungi una velocità maggiore prima, sicuramente fa la differenza. Eh beh, guarda che potrebbe fare la giornalista sta ragazza, eh? Asia dice, ma in allenamento si riesce a simulare la gara come possono essere le sportellate? Questo è un bel tema. Dovrebbe essere quella l'idea. La verità è che a sportellate spesso è pericoloso, magari un'entrata veramente cattiva in allenamento non lo fai, un po' perché è il tuo compagno, un po' perché non serve andare a farsi male, a meno che non ti stia giocando qualcosa seriamente. Quindi sì, cerchiamo di avvicinarci il più possibile. Non è così facile, non è così facile. E poi c'è anche il discorso di come gestire la tensione, perché è un minuto e mezzo, però devi veramente avere tante componenti dei riflessi, della consapevolezza di quello che ti sta succedendo attorno. Fate anche degli allenamenti proprio su questo tipo, cioè di vedere i vostri riflessi, la vostra lucidità in momenti di magari sottopressione? Onestamente non in particolare, non ci sono degli allenamenti specifici. Lo attribuirei di più all'istinto e a quello che ti viene da fare in quel momento, quindi alleni forse più l'istinto che il resto, perché comunque quando vai anche solo a 80 non serve andare a 100 km orari, quando sei a 2 metri da una persona ti senti vicino, la verità è che sei ancora a 2 metri, quindi lontano per superare e lontano perché succeda qualsiasi cosa, quindi allenarsi a stare più vicini, a stare, perché poi non sai quello che stai facendo te, ma non sai quello che fa l'altro, quindi questo. Siamo quasi in conclusione, volevo chiederti, c'è una pista dove in particolare vorresti proprio lasciare essere? Per esempio, ti faccio questa domanda, dove vorresti vincere la tua prima gara di Coppa del Mondo? Io direi la prossima potrebbe già andare bene a Vision, non perché sia una pista in particolare, ma potrebbe andare bene. Quella che vedo più possibile per come è andata è Reiteral, però è ancora lontana, quindi no, spero prima e spero velocemente. Io vedo bella decisa, mi fa molto piacere che ti ha dato questa forte consapevolezza, questi due risultati, e si vede, cioè è proprio diretto questa cosa, è lampante, e spero che sia anche un motivo di motivare, cioè di spingere anche gli altri italiani nel... Qui tanto Angelo fa vedere che Nevitalia dedica spazio allo ski cross, e credo sarà sempre di più così, perché comunque intanto arriveranno delle gare anche da fare a Livigno, no? Adesso ok che tu non vuoi aspettare fino a quando arriveranno le gare a Livigno. Sarebbe stata l'altra risposta a Livigno, però mi piacerebbe farlo a Livigno, ma che non sarà la prima, spero così. Ok. Direi che è il modo migliore per concludere questa chiacchierata. Sicuramente capiterà di nuovo, perché io ovviamente non è soltanto un discorso di risultati, ma quando arriva anche il momento giusto per sottolineare uno sport che merita davvero più spazio, guardatelo, vi divertite sicuramente. Io devo dire, con Ambesi, che lui guarda tutte le gare, è uno degli sport che segue con interesse, perché è comunque anche spettacolare. A lui piacciono anche questi cannibali dello sport come Neslund, e quindi anche lì uno vuole vedere quando perderà la prima volta che capiterà. Magari toccherà a te batterla. Speriamo davvero. Vedremo, vedremo. Dai. Grazie mille e insomma, grazie. Buon tutto. Grazie. Ciao a tutti. Ciao.